comunque abbiamo iniziato ad affrontare l'aspetto della inclusività nei percorsi e anche nell'accesso del turista con uno sguardo molto ampio, perché accessibilità non vuol dire solo per alcune categorie, ma un pubblico ampio che ha e presenta tantissime necessità. La particolarità di questo progetto, che inizialmente abbiamo inizialmente chiamato percorsi, è quella di adattare a luoghi particolarissimi come le grandi aree archeologiche di Roma, di Pompei e quanto altro, degli interventi compatibili per qualità, per tecnica, per reversibilità e materia. Perché è un paesaggio comunque che include delle caratteristiche antiche, archeologiche molto particolari, e quindi le tecniche sono metodologie di restauro applicate a percorsi semplici. Gli stessi apparecchi, elevatori e quanto altro hanno dei dettagli costruttivi e strutturali assolutamente reversibili. Quindi un ascensore che è all'ingresso dei Fori Romani, dove la struttura è semplicemente appoggiata come fosse un bicchiere su un tavolo. Quindi oggi domani queste strutture si rimuovono. Questa è la dimostrazione che il buon progetto nell'intervento inclusivo richiede anche la sensibilità di inserire dei termini innovativi nella progettazione, ma anche nella resa di percorsi che diventano assolutamente compatibili, e la parola principale è proprio compatibilità, con l'ambiente circostante. Quindi evidentemente senza tradire quello che è lo spirito del luogo, ma anche rendendolo assolutamente più accessibile per i più.